Sindaco, ieri altri due consiglieri del CSM si sono autosospesi, questa diciamo, bufera sulla magistratura sembra non placarsi, anzi diciamo, ogni giorno ci sono fatti nuovi. Lei come commenta questa situazione? Sono vicende assolutamente inquietanti, ma ahimè non nuove, non è un fulmine al ciel sereno. Io credo che c'è una responsabilità enorme di pezzi importanti dell'istituzione magistratuale. Il Consiglio Superiore della Magistratura da troppi anni si sporca di vicende indegne per l'ordine giudiziario. Tanti magistrati si sono puliti la faccia sui magistrati coraggiosi, sugli eroi, su quelli che sono morti. Ma ci sono tanti purtroppo all'interno di luoghi del potere istituzionale che hanno tradito il giuramento, che hanno macchiato la toga di corruttele e corruzioni, che colludono con il potere. I corrotti secondo me non sono molti, ma ci sono tanti ammalati di conformismo giudiziario, tanti che fanno le interpretazioni gradite al potere, tanti che si siedono accanto ai politici e ad altri esponenti delle istituzioni, altri ancora che fanno parte di poteri occulti. Io queste cose non le esprimo perché le ho sentite dire, le ho viste. E quello che ho visto non si riesce nemmeno a raccontare con le parole o leggerlo nei libri. Quando fui fermato da magistrato mi fermò il CSM, non mi fermò l'Andrangheta con la Coppola e con la Lupara, ed è accaduto 10 anni fa. E Palamara era presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che non tentennò a schierarsi dalla parte di quelli che erano i magistrati collusi e non mosse un dito per tutelare un magistrato coraggioso e altri miei collaboratori che stavamo indagando su un grumo di potere che assomigliava alla nuova P2. Anni prima era stato Paolo Borsellino, pochi giorni prima della sua morte e poco dopo la strage di Capaci, a dire che probabilmente i principali responsabili della morte di Falcone stavano anche all'interno della magistratura. Li chiamo i Giuda. Vi ho fatto qualche esempio, ma potrei continuare per ore, non è questa la sede. Per dire che a me le parole che ascolto in questi giorni entrano da un orecchio e escono dall'altro. Finora ho sentito solamente parole. Io sto vicino invece ai tanti magistrati onesti, autonomi, coraggiosi, alcuni noti, altri meno noti, che fanno un lavoro importante, talvolta in solitudine, e io starò sempre dalla parte di questi magistrati, ma alzerò sempre la voce, non tacerò di fronte alle nefandezze del potere, perché la corruzione c'è in politica, ma c'è tanta corruzione anche nelle istituzioni, ahimè, purtroppo anche diffusa all'interno della magistratura. E se questo argine della corruttela non si ferma, come può il cittadino avere fiducia in quello che è l'organo più importante di un'istituzione democratica del nostro paese, che è la magistratura, che ha il compito di decidere chi ha ragione in una causa civile, se una persona ha commesso un reato? Insomma, io credo che la vicenda è davvero inquietante. Io non so se la magistratura all'interno del CSM abbia la capacità, come dire, di autoriformarsi da sole. Io chiudo solo su questo. Mi fermarono perché non mi hanno mai perdonato di aver scoperto le nefandezze all'interno della magistratura. I panni sporchi non volevano nemmeno lavarli in famiglia, non li volevano proprio vedere. Quindi io di questo schifo, questo è lo schifo che ho visto ed è la ragione per cui mi sono dimesso dall'ordine giudiziario. Pur amando oggi, come allora, la magistratura e la missione di magistrato, che è uno dei mestieri più belli, ho amato quella toga come un figlio. Ed è per questo che dico che quello che ho visto è davvero uno schifo, ed è uno schifo che in qualche modo si sta vedendo anche in questi giorni.